i nostri cuori ad una storia forse poco battuta. Sì, perché la scrittura è come quei sentieri di montagna, dove ce ne sono alcuni dove ci passano tanti, e poi ce ne sono alcuni stretti, dove sembra che la vegetazione sia più fitta, e vengono, non so per quale motivo, a volte evitato. E facevo proprio questa riflessione quando oggi pomeriggio, nel considerare cosa meditare con voi, mi imbattevo in questo testo che ha sì al suo interno il messaggio della resurrezione, ed è un testo che si trova tra l'ascensione di Gesù al cielo e la Pentecoste a Gerusalemme. Quindi voi che siete molto esperti della scrittura avete già compreso che ci troviamo nel libro degli Atti. E l'ascensione è raccontata, Luca la racconta nella parte iniziale, in quello che oggi è il capitolo primo, e poi c'è il capitolo secondo, che è la discesa dello Spirito Santo. E c'è un testo tra i due racconti che è appunto al capitolo 1 del libro degli Atti, a partire dal verso 15. E questa sarà con voi una riflessione in divenire. Per la serie non so dove andrò a finire, so da dove parto, ma spulceremo nel tempo a nostra disposizione questo testo, chiedendo allo Spirito Santo di illuminarlo, di usarlo per parlare ai nostri cuori e per donarci delle indicazioni per la nostra salute spirituale. Cominciamo quindi a leggere dal verso 15, capitolo primo del libro degli Atti. E in quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, ora il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: uomini e fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù, poiché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità, ed essendo caduto in avanti si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. E questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo nel loro proprio linguaggio è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. È scritto infatti nel libro dei Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abiti in essa, e un altro prenda il suo ufficio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signor Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli, tolto da noi, fu accolto in cielo, uno di questi diventi testimone con noi della sua resurrezione. Or ne furono presentati due: Giuseppe, detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte. La sorte cadde su Mattia ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Voglio riflettere con voi di Mattia. E non è facile parlare di Mattia, visto che in tutto il Nuovo Testamento è citato solo qui. Di Mattia non sappiamo nient'altro.
ma neanche di Giuseppe, detto Barsaba, che era in un certo senso il rivale di Mattia. Però facciamo un passo all'indietro. Luca inserisce tra l'ascensione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo una storia che gli era sfuggita nella prima parte del Vangelo. Differentemente dal Vangelo di Matteo, Luca non parla di ciò che accade a Giuda dopo il tradimento e ce lo racconta attraverso questa storia. Giuda era uno dei dodici e spesso qualcuno si è chiesto: ma com'è possibile? Gesù, il figlio di Dio, Gesù, Dio fatto uomo, sceglie tra quelli che devono ereditare il suo ministero uno che lo tradirà. Non poteva scegliere qualcun altro al posto di Giuda. Perché proprio un traditore? E le parole messe sulla bocca di Pietro cercano di dare una spiegazione, perché credo che questo fosse anche uno dei tanti tormenti degli undici nel ricordare la notte in cui Giuda si presenta con i soldati romani e con il famoso bacio del tradimento fa arrestare Gesù. E diventa quindi un emblema, un simbolo, il bacio di Giuda. Così come c'è anche l'albero di Giuda, che sarebbe l'albero al quale Giuda si andò ad impiccare. Però Luca nel suo racconto non parla del suicidio di Giuda, ma fa raccontare e dire a Pietro che aveva avuto quasi una tragedia, un incidente, caduto avanti nel campo che si era comprato, finì con le viscere in avanti, si squarciò, morì e quel terreno fu macchiato di sangue. La storia che fa Luca è un po' diversa da quella che ci offre Matteo nel Vangelo, dove il terreno fu comprato dai sacerdoti per seppellirvi Giuda. Queste sono differenze, diciamo, di natura storica. Ciò che mi viene da riflettere con voi è che dobbiamo tener presente che seppur scelti, chiamati a servire il Signore, seppur raggiunti dalla grazia, seppur oggi nella grazia di Dio, domani potremmo diventare dei traditori. So che è una riflessione che non piace, ma può succedere. È successo con Giuda, ma è successo con tanti altri ancora. Uomini e donne ad ogni livello nella Chiesa, che ieri lodavano, celebravano, servivano, ministravano il Signore, e il giorno dopo sono diventati nemici della fede, ribelli contro Dio per qualcosa che è successo, che hanno visto e che io non so. Però questa è una realtà davanti a ciascuno di noi ed è per questo che i saggi, fratelli e servitori che ci hanno preceduto ci hanno insegnata una nobile preghiera. Signore, se domani dovessi tradirti e quindi perdermi, chiamami stasera. Portami a casa prima che questo possa accadere. La storia di Giuda è un monito per noi, quel monito che l'Apostolo Paolo riprenderà nell'esortazione: nessuno pensi di essere ritto, nessuno si senta troppo sicuro, nessuno dica io non cadrò mai, perché probabilmente non è stato ancora tentato a sufficienza.
E questo ci ricorda anche che il cristianesimo è una vita di tutti i giorni. Pensando alla resurrezione del Cristo, a una nota pasquale, l'avete sentito chissà da tanti e quanti predicatori, che per giungere alla resurrezione bisogna morire. Risorge chi muore. Ma il Cristo, per arrivare alla morte del Golgota, ha dovuto percorrere la via dolorosa, portando su di sé la croce, il legno sul quale poi avrebbe dato la sua vita. E quel Signore, quel Maestro, prima di quel giorno aveva detto ai suoi discepoli: chi vuole essere mio discepolo prenda ogni giorno la sua croce in spalla e mi segua. Perché il cammino cristiano non è un giorno all'anno, ma è ogni giorno nell'ombra e nelle orme del Maestro Gesù. Davanti al fallimento di Giuda, che è il fallimento che può riguardare chiunque di noi, davanti a quel fallimento la Chiesa reagisce, e reagisce in virtù del fatto, e lo fa proprio Pietro, perché voi potreste leggere, io vi do il riferimento, nel capitolo 19 di Matteo, in maniera particolare al verso 27, dove dopo il dialogo con il giovane ricco che volta le spalle a Gesù, proprio Pietro racconta: Matteo fece una domanda a Gesù. Noi che abbiamo rinunciato a tutto e ti stiamo seguendo, cosa ne avremo? Ricordate tutti la vita eterna lassù, i 100 cotanti qua giù, ma nel racconto, nel testo di Matteo c'è un riferimento preciso. Voi che mi avete seguito sederete su 12 troni, disse Gesù a Pietro e a quelli che erano con lui. Ed io credo che Pietro non abbia più dimenticato i 12 troni che Gesù ha promesso ai 12 apostoli. E adesso che si stanno organizzando come comunità, si saranno domandati anche questo: ma Gesù ha parlato di 12 troni. Ha scelto 12 di noi per essere le colonne di quella che è la comunità che lui ha iniziato a fondare, ma noi qui siamo 11. In realtà non erano 11, perché abbiamo letto, tra parentesi, c'è un inciso di Luca nel verso iniziale, il numero delle persone riunite era di circa 120. E come erano arrivati a 120? Perché non erano soltanto gli 11 rimasti dei 12, c'erano i 70 discepoli inviati, c'erano delle donne aggiuntesi al gruppo, ed erano le donne che ancora sostenevano Gesù e si prendevano cura del gruppo di questi discepoli. Sì, c'erano gli apostoli, c'erano quelli che il Signore aveva scelto, oggi utilizzeremmo il termine leader per essere dei riferimenti, ma c'è un numero di discepoli più ampio. Pietro sente il bisogno di sostituire Giuda. E qui c'è un'altra riflessione. Ho detto che era una meditazione, oggi si direbbe working in progress. Quando viene meno qualcuno nell'opera di Dio, non resta il posto vuoto. Non succede quello che accade in molti sport, dove si ritira la maglietta con il numero di quel calciatore e la si mette in bacheca. No. Nel regno di Dio non ci sono posti vuoti. Nel regno di Dio c'è un'opera che deve essere compiuta. E se qualcuno viene meno,
gli altri sappiano che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Anzi, l'Evangelo calca molto di più la mano e dice che noi tutti siamo servi disutili. Ossia, il Signore può fare a meno di tutti quanti noi, ma nel momento in cui noi abbiamo il privilegio di servire il Signore, lo dobbiamo fare con gioia, con zelo, perché siamo stati onorati da Dio. Non abbiamo passato un guaio il giorno in cui il Signore ci ha chiamato a servirlo. Io credo che non ci sia gioia più grande di poter rappresentare sulla faccia della terra il Re dei Re, il Signore dei Signori. Tu con me sei ambasciatore del Regno di Dio. Tu con me sei ambasciatore della parola di Dio. Tu con me sei un messaggero di Dio, anche se non hai le ali. Ma hai ricevuto la grazia, hai ricevuto il dono di Dio, hai ricevuto la caparra dello Spirito. E Pietro si alza nel gruppo e dice: qui c'è un posto che è rimasto vuoto, scegliamo tra di noi. Il Signore ne aveva scelto 12, questa squadra deve essere di 12, anche perché il 12 richiamava le tribù di Israele, quindi un'opera per tutto il popolo. Non si poteva mettere qualcuno da parte, c'era bisogno di scegliere. Non lo so come arrivano sui 120, tolti 11 ci sono più di 100 persone. Avranno escluso le donne, perché a quel tempo così si faceva, però le donne c'erano, e vengono presi due. Mattia, che probabilmente in ebraico, aramaico era Matita o Matatai, che significa dono di Dio, e c'era un Giuseppe. Immaginate questi due, uno messo a fianco all'altro, probabilmente davanti a tutti. Pietro, che era colui al quale Gesù aveva detto: pasci, prenditi cura dei miei agnelli, forse è colui che ha convinto gli altri 10, cioè per me deve essere uno tra Giuseppe e Mattia. Dobbiamo scegliere uno che abbia questo requisito, che sia stato con noi dal principio, dal giorno in cui il Battista ha battezzato il Signore Gesù, fino all'altro giorno quando abbiamo visto Gesù ascendere al cielo, quindi l'abbiamo visto risorto. E questo ci dice che il gruppo era numeroso, né a volte pensiamo che erano solo i 12. Questa storia ci dice che erano molto più di 12. E ancora oggi nella Chiesa del Signore, in ogni comunità, non sono solo i pastori. La Chiesa è fatta da tanti servitori che seguono lo stesso Maestro. E c'è bisogno di questo requisito. Dal battesimo all'ascensione. Vuol dire che per servire il Signore devi credere a tutto quello che Gesù ha fatto. Non puoi servire il Maestro se hai un dubbio su qualcosa. Perché il battesimo? Perché nel giorno del battesimo noi leggiamo dai Vangeli che una voce si udì nel cielo mentre lo Spirito in forma di colomba si poggiava sul Cristo, una voce dal cielo diceva: costui è il mio diletto figliuolo, fate tutto ciò che egli vi dirà. Quindi una riconoscenza, una sottomissione alla Signoria di Cristo. Fino all'ascensione, molti oggi credono in Cristo, però quando arrivano alla morte e alla resurrezione hanno dei dubbi. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Quello che viene scelto
aveva visto il Cristo risorto, per cui poteva essere testimone oculare. Un'altra riflessione. Come bisogna scegliere? Come si fa a scegliere tra Giuseppe e Mattia? Pietro non ha l'arroganza di dire scelgo io. Pietro non guarda gli altri e dice mettiamo ai voti, siamo in 11, chi arriva a 6 è scelto, su 11 bisogna che conquisti 6 voti. Non hanno detto ai due fateci un bel discorso, li conoscevano bene, ma hanno affidato la scelta al Signore. E hanno affidato la scelta al Signore con un qualcosa che sembra anomalo. Hanno pregato e poi hanno fatto un sorteggio. Non lo so se hanno preso due fiammiferi, uno più lungo, più corto. Non lo so se hanno preso un dado. C'è una forma di sorteggio. Non lo so se hanno scritto i nomi di tutte e due dentro una cesta e poi hanno chiamato uno dei bambini presenti a scegliere un bigliettino. Una cosa è certa, che in questa scelta c'è una cieca fiducia che la persona che sarebbe stata nominata era quella che avrebbe scelto il Signore. La mia terza riflessione che faccio con voi è che non c'è polemica. Se oggi facciamo una scelta, se oggi si fa un sorteggio per qualcosa, quello che non viene sorteggiato subito grida complotto. C'è il trucco. Hanno barato, hanno imbrogliato. Così come non sappiamo molto di Mattia, non sappiamo neanche molto di Giuseppe. Io da oggi sto provando a immaginare questi due. E più che Mattia, sto provando a mettermi nei panni di Giuseppe, di quello scartato. Voi direte, sì, fa parte dei discepoli. Ma vuoi mettere essere uno dei 12 apostoli con l'essere il discepolo? Con l'essere uno dei 70, degli 80, dei 120, di cui oramai non si sa più nulla? Ma io vedo una grande cristianità. Probabilmente Giuseppe, dopo il sorteggio, sarà andato da Mattia e gli avrà detto «Il Signore ti benedica, fratello. Il Signore unga la tua vita». Perché ti ha scelto al posto mio. Qualsiasi cosa hai bisogno, io sarò il tuo primo aiuto. Perdonatemi se è fantastico, ma io penso che poi non è tanta fantasia, perché per essere candidato a un ruolo di apostolo dovevi avere nel cuore questi sentimenti. Perché se poi Giuseppe era uno con lo spirito di Giuda, non poteva stare là. Perché poi è rimasto là. Quei circa 120, noi li troviamo il capitolo dopo, quando scende lo Spirito Santo. E non scende soltanto sugli 11 più il 12° Mattia, ma scende su tutti i 120. Tutti riceveranno la promessa dello Spirito. Però era singolare questa storia, che ve la voglio lasciare così. Continuate a rifletterci, continuate a pensare, perché se lo Spirito ha ispirato Luca a metterla lì, è perché abbiamo qualcosa da imparare. Tutti vorremmo che il Signore ci chiamasse per compiti speciali. Guardate che i compiti più sono alti e speciali,
nelle pagine del libro degli Atti non è scritto, ma ci sono storie fuori dalla Bibbia che raccontano che Mattia è morto martire. È finito tra quelli lapidati, giustiziati per la fede cristiana. Forse Giuseppe si è salvato. Allora qualcuno pensa, Signore, se devo morire è meglio. Non voglio essere più Mattia. No. Se vuoi seguire il Cristo, devi seguire fino in fondo. Giuseppe, Mattia, Pietro, Giacomo, Giovanni, continuate pure. Io vi do un'altra riflessione. Chi ci racconta la storia è Luca, che non era uno dei 12, che non era uno dei 70, che non era uno dei 120. Ma ha raccolto la storia dopo e forse ce l'ha raccontato perché nel suo cuore desiderava di essere uno dei 120, di essere uno dei 12, ma è diventato la penna, la piuma, la mano per raccontarci la storia e per dire a te, a me, come l'ha detto prima a lui, quella storia è la nostra storia, è la storia della Chiesa. Tu ed io facciamo parte di quella storia. Non vi vedo convinti, non vi dovevo convincere, non avevo nulla da convincervi. Forse state ancora riflettendo su Mattia e Giuseppe, chissà che questa notte non vi vengano in sogno e vi rivelano qualche cosa. Se dovesse accadere, fatecelo sapere, ma una cosa vi auguriamo: che serviate il Signore, che vi sforziate di essere nella famiglia dei santi senza ambizione, senza polemica, ma nell'amore, nel rispetto, nella fraternità e nell'amore cristiano. Senza questo non sarà mai Pasqua. E non sarà neanche Natale, non sarà neanche Santo Stefano, non sarà nessuna festa del calendario, perché se non c'è l'amore dentro di noi, è un testo che ultimamente vi ricordo spesso, saremo dei cimbali risonanti. Signore, facci strumenti per la tua gloria. Dio vi benedica. Che dici, è possibile, Miriam?